Dunque, allora usiamo questa ultima oretta per andare ancora più nello specifico e di fatto ripassare, richiamare quello che già in buona parte conoscete sulle architetture, per architettura intendo software e in parte hardware, per i sistemi web. Come sono fatte? Allora, tutti i sistemi informativi web di tipo moderno hanno tutti un'architettura a livelli, no? Poi quanti sono i livelli, come si chiamano, dove sono messi, di caso in caso può variare, no? Noi qui partiremo, no? Io, cioè, l'approccio che cerco di darvi è vediamo le cose come sono oggi, poi ci porremo, lo teniamo lì come un asterisco nella mente che non andrà mai via, ci porremo il problema di dire ma sì, ma se poi un pezzo del mio sistema è stato fatto prima che, diciamo, entrassero in voga queste modalità di progettazione, come faccio a integrarmi? Allora quello, i cosiddetti sistemi legacy, vedremo poi di recuperarlo più avanti. Quindi, per ora però non ci poniamo il problema. Immaginiamo di costruire un sistema da zero, dove noi sappiamo due cose per certo, tre, scusatemi. Uno è che l'utente usa un browser per accedere ai servizi. Due è che alla fine questi servizi saranno basati su dei dati che stanno da qualche parte in un database. Quindi da un lato c'è una base dati da qualche parte che memorizza le informazioni operative sui processi che devo gestire. Oggi siamo capaci a farlo così. Alla fine tutte le informazioni aziendali stanno dentro qualche base dati da qualche parte. L'interfaccia utente che vogliamo dare riceve un'interfaccia utente basata su un browser. In mezzo c'è la WDP di prima. C'è il livello internet che permette di collegare l'utente al server e c'è la tecnologia del web, quindi HTTP, HTML, no? Quei linguaggi per la creazione di pagine e interfacce web, che permettono la creazione di interfacce sul browser usando il linguaggio standard, HTML. Sotto c'è l'applicazione, che è dove lavoriamo noi. Tutti questi quadratini, a parte l'autenticazione che poi è molto diversa a seconda del tipo di applicazione, quindi ignoriamola per il momento, ma tutti questi livelli sono standard. Il browser, l'utente ha installato quello oppure quell'altro, fine. Internet c'è, punto. La compro la DSL tutto il mese, ho una linea dedicata tutto il mese, c'è, punto. I linguaggi del web sono quelli, sono standard, sono uguali per tutti, non dipendono dall'applicazione. Un database. Posso scegliere quale comprare, ho una scelta tra 4-5 da grossi database, diciamo così, commerciali a pagamento e 4-5 o 3-4 gratuiti, open source. Scelgo uno, ma quello è un prodotto standard, lo compro oppure lo scarico se è gratuito, lo installo, fine. Poi è chiaro che devo farci la progettazione io della base di dati e metterci dentro le informazioni, ma quello fa parte del mio progetto. Ma quindi, però sono tutti livelli software esistenti, standard. Non devo più mettermi a fare l'interfaccia, il programmino che devo poi scaricare, eccetera. No. Tutto il mio lavoro sta a livello di applicazione. Cioè dentro c'è quella che noi chiamiamo in gergo applicazione, cioè un insieme di software che codifica la logica di funzionamento del mio sito, del mio sistema informativo. Che quando l'utente schiaccia quel bottoncino lì, piuttosto che quello là, quando schiaccia acquista piuttosto che annulla, se schiaccia acquista, questo qui, a livello applicativo, farà certe cose al database. Se schiaccia annulla, questa cosa qui farà altre cose al database. E poi deciderà che cosa dovrà vedere l'utente. Se schiaccia acquista, l'utente dovrà vedere il riepilogo dell'ordine, modalità di pagamento, indirizzo di spedizione. Se schiaccia annulla, torna magari alla descrizione del prodotto o qualcosa del genere. C'è un punto in cui avvengono questi ragionamenti. Se sono qui e l'utente fa questo, cosa deve succedere ai dati e cosa deve succedere all'interfaccia utente? Questa è l'applicazione. Questa è la parte che noi sviluppiamo. Il resto sono componenti software standard. L'applicazione la costruiamo ogni volta. Magari la costruiamo a partire da zero, magari la costruiamo a partire da applicazioni già semilavorate, che fanno già una certa serie di cose a cui noi aggiungiamo o personalizziamo solamente ciò che ci serve. Ma è l'applicazione che dà la natura
del sistema informativo nelle varie funzionalità. Lo stesso server web, lo stesso database, lo stesso sistema può far funzionare siti che fanno cose completamente diverse a seconda dell'applicazione che ci ho messo sopra. Del software applicativo, eh? Qui stiamo parlando di un software che ho installato dentro. Gli altri livelli sono standardizzati e questo è il grosso vantaggio. Poi in realtà dal punto di vista del ferro, dell'hardware, le cose sono un pochino più complicate, nel senso che se ho dei siti che devono avere dei requisiti di prestazione e di affidabilità, presumibile che non basti un singolo computerino per far tutto. Noi faremo finta di sì, nel senso che noi in laboratorio, cominceremo domani qua in aula, ma poi continueremo in laboratorio, installeremo tutto sul nostro PC e lì ci sarà tutto ciò che serve per far girare il sito, compreso il browser dell'utente che lo fa vedere, no, quello che lo visualizza. Nella realtà, quando tu hai non un utente che clicca una volta ogni tanto, ma hai migliaia o decine di migliaia di utenti che cliccano, hai bisogno dietro di potenza di calcolo per poter rispondere a tutti questi click. E quindi tipicamente hai una batteria di server, no? Che a volte vengono chiamati server web o server, qui li chiama transaction server, che sono in realtà sono i server su cui gira l'applicazione, server di database, che poi spesso, proprio per loro natura, hanno bisogno di caratteristiche hardware diverse. Un server di database deve essere una cosa che ha 2 metri cubi di hard disk. No? Io ogni tanto mi faccio accompagnare quando mi capita dove ci sono i centri di elaborazione dati qua del Politecnico. È impressionante vedere questi armadi, 1, 2, 3, li apri, sono pieni di hard disk, non so, magari sono, mi sembra, 6 per fila, per 10 file, con i dati degli studenti. E poi davanti c'è un server di database che legge e scrive i dati, perché sono tanti così? Perché i dati, per ragioni di efficienza, i dati li replica in parallelo su più dischi diversi, in modo da poter leggere e scrivere più rapidamente. Vabbè, sono 4, questo che è indicato qua, database server, sono 4-5 armadi, no? Alcuni di CPU e altri di dischi. Un server web invece è una cosa molto più semplice, no? Non ha bisogno di fare grosso input output su disco, ha bisogno di tanta CPU, di tanta banda di rete. No? E allora c'è un altro armadio che fa quello. Poi oggi ci sono delle soluzioni basate su macchine virtuali che rendono anche la cosa molto più flessibile. No? E noi su un PC unico faremo tutto, chiaramente non lo facciamo in modo così scalabile e con alte prestazioni quanto potrebbe fare un servizio vero. No? Se riesco magari vi porto qualcuno a raccontare come è fatto poi fisicamente un data center, no? Al di là delle pubblicità, ricordo un po' di tempo fa la pubblicità di, cos'era, Aruba, se non sbaglio, no? Che faceva vedere quei grossi rack lì, sembrava quasi, non so se avete visto Matrix o siete troppo giovani, no? Quando faceva vedere il rack di armi, no? Sì, in alcuni casi sono così, nel senso che le società che offrono data center sono fatte così, no? Però il problema è interessante andare a vedere cosa c'è dentro quegli armadi, oltre al fatto che vedi le file di armadio, no? E come si mappa l'armadio fisico con i servizi di cui parliamo. Però al di là di questo, che è interessante in sé, ma un po' esula, abbiamo hardware diverso su cui girano dei servizi diversi, dei livelli diversi di questa architettura che abbiamo visto. E tipicamente tutto questo è dentro un centro di elaborazione dati. Nel caso semplice. Nel caso più complicato non è dentro un unico centro di elaborazione dati, ma è all'interno di più centri di elaborazione dati diversi, distribuiti, che in qualche modo si devono parlare. E poi dall'altra parte c'è l'utente che ciò che vede è un indirizzo web e quindi si collega solamente con i server di front-end, i server web, che gli servono le pagine, i quali poi a loro volta possono accedere ai dati attraverso i server di applicazione. No, questa è l'ANSTA per una rete locale interna al data center. E qui ci sono tutti i livelli di filtraggio e di protezione per fare in modo che l'utente esterno non possa accedere alle parti di sistema informativo a cui non ha il diritto di accedere, tipo ad esempio vedere direttamente le tabelle del database, no? Per dirne una. Ecco, quando parliamo di server, il termine è molto ambiguo, nel senso che lo possiamo usare sempre in due modi diversi. Un server può essere un server logico, cioè una piattaforma software che eroga certi servizi ben definiti. Quando noi parliamo di un DBMS, un Database Management System, è un server, un software, che
Eroga il servizio di gestire dei dati e renderli modificabili e interrogabili attraverso il linguaggio SQL. Punto. Un server web è un applicativo software che è in grado di rispondere a richieste che provengono secondo il protocollo HTTP. Punto. Un server applicativo è un software che è in grado di intercettare delle richieste che provengono dall'utente, nel nostro caso tipicamente proverranno dal server web che le ha ricevute in HTTP, e di eseguire del codice applicativo, cioè delle classi scritte dal programmatore, in risposta dell'evento che è avvenuto. Quindi sono software logici. Dopodiché questi software, questi server logici, saranno installati, non è la parola giusta. La parola in inglese è deployment, to deploy, no? Saranno deployati, si dice, ma in italiano non esiste. Saranno sviluppati, no? Su macchine fisiche, dove il mapping tra server logici e server fisici può essere qualunque. Per siti a basse prestazioni possiamo avere un server fisico sul quale convivono sia il server web che quello applicativo che quello database. Su sistemi più complessi il server database stesso può essere diviso su più macchine, no? Per di fatto condividere il carico, ripartire il carico. Quindi esistono tutte le combinazioni possibili in funzione delle esigenze di fatto, principalmente di scalabilità e anche in parte di affidabilità del sistema. È chiaro che tutte le volte che aumenta il numero di macchine, potenzialmente aumenta le prestazioni. Un pochino complico il lavoro, perché una macchina che fa a un certo punto l'application server ha bisogno di un dato, un conto è averlo lì sulla stessa macchina, un conto è doverlo chiedere a un'altra macchina che è lì vicino. Però potenzialmente la prima macchina può fare delle cose in parallelo mentre la seconda risponde alla query, SQL. Ricordiamoci sempre però anche che ogni volta che aggiungo un pezzo in più, ho aggiunto uno o più punti di fallimento, no? Failure point, punti in cui il servizio può fallire. Se ho un computer, se quello funziona sono a posto, se ne ho due, perché il sito funzioni, devono funzionare entrambi contemporaneamente. La probabilità di guasto è raddoppiata. E quindi nel momento in cui ho delle architetture complesse mi accorgerò che inizialmente aggiungerò dei dispositivi per aumentare le prestazioni. E quando mi accorgo che ho diversi dispositivi, comincio a accorgermi che se uno solo di questi fallisce, il mio sistema si ferma. E allora aggiungerò altri dispositivi ancora, ridondati, che siano delle copie di quelli principali, che di fatto non servirebbero per le prestazioni, ma servono per fare in modo che se uno di questi muore o si guasta, ci sia l'altro subito pronto a subentrare. E quindi soddisfare contemporaneamente le esigenze della prestazione e quelle dell'affidabilità significa andare ad avere il portafoglio molto ben pieno per andare a comprare hardware. Questo è uno dei successi di quella che ogni tanto mi aggancio sempre alle informazioni di marketing che arrivano, del successo delle cloud cosiddette. Uno dei problemi di chi deve gestire un sistema informativo, un centro di elaborazione dati, è quanto spendo in hardware. Perché per farlo bene dovrei spendere le cifre spropositate, contando che poi un hardware di questo genere qua, dopo qualche anno, può cambiare. La potenza di calcolo delle macchine, immaginate ogni quanto cambiate il calcolatore. E quindi sono delle spese continue. Dopodiché, spese che se tu spendi poco, rischi di avere un sistema che o non è sufficientemente affidabile, oppure non è sufficientemente veloce. E allora ti accorgi che poi dopo devi aggiungere dei pezzi e spendi di più. Oppure non stai erogando il servizio come dovevi. Se spendi troppo, sì, stai dalla parte della ragione, però magari poi ti licenziano perché hai sprecato i soldi, oppure insomma, non fai sicuramente una bella figura ad aver dimensionato un sistema che poi viene usato solamente al 10%. O il 20. Allora, il poter fare outsourcing di queste scelte, dire ma il centro di elaborazione non ce l'ho io, lo affitto a consumo. No? Lo affitto a consumo da un'altra ditta, i quali sono fatti suoi di comprarsi 1000 computer e i 12.000 hard disk. E io quando ho bisogno di poca potenza di calcolo la pago poco, quando ho bisogno di tanta potenza di calcolo la pago di più, come la corrente elettrica, ne consumo di più, ma arriverà la bolletta più alta. E questo chiaramente è molto appetibile per molti. E infatti questo è stato poi il successo di vari centri di calcolo, ce ne sono
due o tre anche in Italia, che concentrano di fatto i server delle varie aziende. Le aziende tendenzialmente poi le affittano oppure le comprano di proprio, le mettono lì. È tutto basato molto sulla tecnologia di virtualizzazione delle macchine, per cui in realtà di macchine fisiche ne ordinano un certo numero. E poi queste macchine, dal punto di vista logico, le ridimensionano dinamicamente, dicono che okay, adesso do 10 macchine virtuali a quell'utente e 12 a quell'altro, ma se domani il primo utente ha bisogno, perché magari, che ne so, sta lanciando una campagna pubblicitaria, quindi si aspetta domani di avere il triplo o 10 volte tanto degli utenti che ha solitamente, allora quell'utente mi dice, guarda, per la prossima settimana, per il prossimo mese, io voglio avere non 10 macchine virtuali, ma 50. E allora riescono a farlo in modo puramente software, no? Quindi oggi le architetture sono, permettono di fare cose veramente avanzate da questo punto di vista qui, no? Di disaccoppiare il server logico, cioè il software, da quello che fino a ieri era il server fisico. In realtà oggi c'è ancora un livello in più, che è il livello di virtualizzazione, il server virtuale, cioè il server logico che pensa di girare su una macchina vera. In realtà questa non è una macchina vera, ma è un server virtuale che poi a sua volta gira sull'hardware vero. E qui hai dei livelli di flessibilità incredibili. Molti lo stanno facendo, molti invece ci tengono ancora a vedere lucine che lampeggiano nel sottoscala, e allora si fanno il proprio data center. Altri invece devono farsi il proprio data center per la tipologia di dati che conservano, che sono legati a ragioni di confidenzialità, di privacy, cose di questo genere. Quindi, oppure hanno comunque bisogno di data center molto comunque grandi, potenti, per cui non conviene fare outsourcing, ma conviene mantenerseli in casa. Oppure tipicamente sono delle società del gruppo che, le grosse società industriali, i grossi gruppi industriali sono organizzati come sempre a gruppi societari. Una delle società del gruppo tipicamente è una società di information technology che fornisce i data center per tutte le altre. Quindi è un mestiere suo, solo quello di gestire il data center. Noi qua non ce ne occupiamo tanto, perché sarebbe più un problema proprio di dimensionamento del sistema. Ci occupiamo del software che gira su queste macchine, no? Quindi da questo momento in avanti, noi quando sentiremo parlare di server, pensiamo a un server logico, ma poi mentre facciamoci venire in mente qualche immagine che ci ricordi che esistono anche i server fisici. Ok, questo dal punto di vista fisico. Dal punto di vista architetturale, cos'è il web? Beh, il web è un modo per un utente di vedere un'interfaccia e poter interagire con un'interfaccia. Quindi, partiamo dal nostro utente. E partiamo da questa figurina che è molto semplice, poi andiamo a complicarla per gradi, per livelli. Il nostro utente sarà seduto davanti a uno schermo con mouse e tastiera, il che oggi non è più vero, perché molte delle applicazioni web vengono fruite da dispositivi mobili o da applicazioni mobili, quindi, ma per il momento non ci interessa ancora, no? Questa differenza. Sappiamo che può essere uno schermo, mouse e tastiera, può essere uno smartphone, può essere un tablet, può essere altro. In ogni caso interagisce con un browser o con un'applicazione che poi in realtà si comporta come se fosse un browser. Io qui ho detto un browser e ho riportato le icone dei browser forse più diffusi. Tanto per ricordarmi che quale browser usa l'utente è una scelta dell'utente, non è una scelta mia di chi deve costruire il sistema informativo. Questo utente si collega al mio server. Quindi ci sono due pezzi software, questi qua verdi, che sono il browser e il server. Il server è un oggetto software standard, un server web è un oggetto software standard, non ci devo fare nulla, lo devo installare e configurare, dargli gli indirizzi, eccetera, eccetera. Dopodiché il server permette, diciamo, ha come lavoro, fa un lavoro solo, no? Lo deve far bene, ma fa un lavoro solo. Riceve delle richieste e deve mandare delle risposte. Secondo il protocollo HTTP. Il protocollo HTTP è di una banalità sconcertante, perlomeno nella sua forma più semplice, riceve una richiesta sotto forma di comando GET, per cui il browser manda al server una riga con scritto GET spazio nome della pagina, e il server web deve trovare sul computer che ospita il server un file HTML che corrisponde a quella pagina che è stata richiesta. Lo prende e lo restituisce. Fine. Deve farlo velocemente, tante pagine al secondo, eccetera, eccetera. Ma questo deve fare. Allora, questa in realtà è una descrizione di come funzionava il web
negli anni 90, dove i contenuti del web erano effettivamente pagine HTML salvate su un hard disk. In realtà oggi non ci sono più pagine HTML, come si diceva, statiche, cioè fisse, scritte da mano, a mano da qualcuno, ma le pagine HTML sono prodotti transitori che vengono generati dinamicamente al volo su richiesta da parte dell'applicazione web. Quindi in realtà ciò che fa il server web quando riceve una richiesta urlo dicendo guarda che l'utente vuole questa pagina, me la generi per favore. E a chi lo dice? Lo dice all'applicazione, che è il nostro codice, il nostro software. Il codice che scriveremo noi. Voi l'avete fatto in ASP, significa attiva una pagina ASP in cui comincia a eseguire minore per cento il codice che c'è lì dentro. Eseguito questo codice, lo scopo di vita di quella pagina ASP in quel caso è finito perché ha generato un file HTML. Questo file HTML viene riconsegnato al server web che si occupa di riconsegnarlo al browser e poi viene immediatamente dimenticato, cancellato. Questo file HTML normalmente può contenere dei link ad altri file che tipicamente sono le immagini. Quindi queste le tecnologie di base per il web prima maniera sono il protocollo HTTP, che poi di fatto non lo vediamo, possiamo conoscerlo, possiamo andare a studiarlo, ma in realtà il protocollo HTTP serve al browser per parlare col server. Sia il browser sia il server non li tocchiamo noi, non li facciamo noi, e allora non ci interessa, non ci serve capirlo. Dobbiamo capirlo perché poi ci sono delle cose che si possono o non si possono fare proprio per la natura del protocollo, però non lo vediamo, non lo gestiamo direttamente. Noi gestiamo l'HTML e eventualmente generiamo le immagini che lo impaginano. Il browser che lavoro fa? Riceve l'HTML e lo impagina e lo mostra all'utente, no? Quello che qua è chiamato il motore di layout. L'HTML è una pagina descrittiva che descrive come sono posizionati gli elementi grafici, il testo, i colori, gli sfondi, le immagini all'interno del viewport, cioè della finestra di visualizzazione dell'utente. E a seconda della dimensione della finestra, delle istruzioni che ci sono nell'HTML, le visualizza in un modo piuttosto che in un altro. Questo, fin qua penso che stiamo solo andando a ricordarci un po' le cose che avete già visto nel corso di LIOI. Riviste forse. Poi complichiamo questa vista, così questa applicazione web come fa a generare questo file HTML? E chi glielo dice? Cosa deve generare? Se gli dico, io voglio vedere che ne so, quell'applicazione web è un applicativo di posta elettronica. Allora clicco lì, dice fammi vedere i miei messaggi. Get miei messaggi, punto interrogativo, utente uguale corno. Vabbè, questa applicazione web capisce che deve farlo, ma i messaggi dove sono? Non li ha lei. L'applicazione è software che abbiamo scritto un anno fa, non c'erano i messaggi dentro. I messaggi saranno in una base dati, che per semplicità pensiamo che sia una base dati relazionale. Quindi aggiungiamo altri due pezzi a questa figura. Una base dati vera e propria, cioè spazio su disco su cui ci sono i dati, e il software di gestione della base dati stessa. Un MySQL, un Postgres o un Oracle, non Access di sicuro, che è una tecnologia, un server che è completamente disgiunto, separato, indipendente, ma direi quasi fa a pugni rispetto alla tecnologia web. Il linguaggio SQL e la tecnologia dei database relazionali è di molto precedente rispetto alla tecnologia web. Semplicemente tutto il mondo web è, diciamo così, caratterizzato da una pragmaticità incredibile. Chi sviluppava applicazioni web a un certo punto, nelle primissime applicazioni, no? Parliamo dell'inizio degli anni 90, le informazioni venivano salvate su file. Quindi l'applicazione web andava a leggere e scrivere dei file. Allora, leggere e scrivere dei file è un modo sicuro per farsi del male se tu hai più utenti contemporaneamente che cercano di leggere e scrivere gli stessi. E allora, immediatamente gli sviluppatori web hanno detto, ma se noi riuscissimo a leggere e scrivere queste informazioni, non su un file così in modo artigianale, ma in un modo più strutturato, allora è arrivato qualcuno e dice, ma guarda che ci sono i database al mondo, no? E i database, qui stiamo parlando appunto di qualche anno fa, non erano poi così affermati, soprattutto i prodotti gratuiti non erano così famosi e così stabili, ma esisteva come tecnologia. E allora, va bene, esiste, usiamola.
Ci accorgeremo, quando vedremo come usare il database dalle nostre applicazioni web, che in realtà la tecnologia di database parte da ipotesi di lavoro molto diverse rispetto a quelle del web. Cioè, un server web è un oggetto che ha memoria corta. Get, dammi la pagina, te la do, amici come prima. Momento stesso in cui ti ho dato la pagina già non mi ricordo più di te. Un database no. Apro una connessione, faccio tante query, la connessione la tengo aperta ore e poi la chiudo. Il database è pensato, i database sono nati con i terminali. Quindi l'utente arriva al mattino, accende il terminale, fa il login, apre la connessione col database. Per tutto il giorno lavora, alle 5 quando stacca, spegne e stacca la connessione. Quindi voi immaginate un sistema web in cui abbiamo le connessioni che si misurano nell'ordine del migliaio al secondo e durano ciascuna poche frazioni di secondo, con un database che invece lui ragiona in modo completamente diverso. Però fa il suo lavoro e mi serve qualcosa che faccia quel lavoro lì. Allora, in mancanza d'altro, mi faccio piacere quello e mi invento dei metodi per conciliare questi due modi diversi di concepire il fattore tempo, il fattore connessione. E vedremo poi dal punto di vista della programmazione che un pochino ci complica la vita, ma va bene. Quindi è stato un aggiungersi di tecnologie diverse, mettendo in ogni momento, aggiungendo in ogni momento ciò che tornava utile. E poi una volta che l'hai aggiunto è diventato standard. È impossibile trovare un software web oggi che non abbia bisogno di collegarsi a un database, pur con tutte le difficoltà. Si sono trovate soluzioni, le librerie che ti nascondono le difficoltà, che te le gestiscono, e quello è diventato lo stack standard, l'insieme dei livelli standard. E non vai a cambiare un modo standard di lavorare. Dopodiché è arrivato una prima rivoluzione lato browser. Con questa architettura si riuscivano a fare facilmente applicazioni, diciamo, poco interattive, ma poco, in cui l'unica possibilità di interazione, l'unica cosa che poteva far cambiare agli occhi dell'utente la pagina che egli visualizzava, era passare alla pagina nuova. Cioè, l'unico modo per cambiare il contenuto era cliccare su un bottone o su un link e ti portava una pagina nuova, che poi magari era la stessa leggermente modificata, ma tecnicamente era una richiesta nuova per una pagina nuova. Un po' brutto questo. E allora sono nate le possibilità di creare interazione all'interno della pagina. Quindi sono nella pagina e quando sono nella pagina clicco su un bottone e mi compare un elenco, si chiude, si apre. Posso scrivere all'interno dei campi, vengono forniti dei messaggi d'errore quando sbaglio a scrivere, no? E cose di questo genere. No? È cosa a cui siamo abituati oggi. Cosa richiede però questo? Richiede un modo di programmare la pagina web che l'utente sta visualizzando in quel momento. Cioè la pagina web deve sapere che se l'utente clicca lì o se schiaccia quel bottone o che scrive quella lettera, deve modificarsi in questo modo. Quindi innanzitutto serve che il browser sia, non può più essere un software del tutto standard, perché a seconda della pagina web che vede, deve comportarsi in modo diverso a fronte dell'azione dell'utente. L'HTML è nato con 4-5 modi di interazione diverse, che sono la casella di testo, la casellina di spunta, il radio button, l'area di testo, l'image map e poco altro. Però non bastano, no? E non si può pensare neanche di estendere l'HTML con delle cose mostruosamente complesse, perché ogni sito nuovo avrà necessità diverse. Allora, ciò che è stato fatto è stato di inserire dentro il browser l'interprete di un linguaggio di programmazione. Linguaggio di programmazione che chiamiamo JavaScript. Quindi vuol dire che il browser si aspetta oggi non più di ricevere solamente la pagina HTML ed impostarla ed impaginarla, ma dentro questa pagina HTML o collegato ad essa c'è un file e c'è un programma scritto in linguaggio JavaScript. Questo programma viene caricato e viene interpretato, eseguito linea per linea dal browser. Quindi il browser dentro ha due cose, ha due anime, oltre che la gestione del protocollo HTTP, ma questa è la parte semplice, ha l'anima di layout, cioè mostrare le informazioni su video, e
L'interpreta JavaScript. Interpreta le istruzioni JavaScript. E cosa fanno queste istruzioni JavaScript? Possono intercettare ciò che fa l'utente e di conseguenza modificare il contenuto della pagina. E quindi questo motore JavaScript carica al suo interno un programma scritto in linguaggio JavaScript. Da dove arriva questo programma? Da qualche parte, dentro il server, qualcuno l'ha scritto. E il server web non ha fatto altro che trasferirlo alla pagina, trasferirlo al browser. Quindi quando io faccio una richiesta per un indirizzo web, mi arriva la pagina HTML, ma dentro la pagina HTML dice: senti, caro browser, prendi anche queste immagini, e lui una per volta le va a prendere e le posiziona. E prendi anche questo file JavaScript, lui lo prende, se lo salva e comincia ad eseguirlo. E questo motore JavaScript a questo punto è in esecuzione dentro il browser nel contesto della pagina visualizzata. Quando cambio pagina, questo JavaScript viene cancellato ed eventualmente ne viene caricato uno nuovo, che sarà collegato alla pagina di destinazione. Occhio che detto così è un virus potentissimo. Io clicco su una pagina web e insieme a quella bella pagina mi arriva un software scritto da un altro che comincia a girare sul mio computer. A seconda del sito che visito non so che software, non devo neanche dire installa, sì o no. Dentro la pagina web c'è, il mio browser lo riceve e comincia a eseguirlo, tranquillo. Infatti ci sono stati molti problemi di sicurezza legati proprio al codice JavaScript quando uno visitava dei siti che non avrebbe detto sua madre. Poi ovviamente la forza la fa l'isolamento di questo motore JavaScript. Questo motore JavaScript interpreta le istruzioni JavaScript una alla volta, permettendo a queste istruzioni di fare solamente certe operazioni. E tipicamente farlo solamente nel contesto della pagina, cioè quel codice JavaScript, se voi avete aperte due pagine nello stesso browser, può accedere solo a quella da cui è stato caricato, non alla pagina vicina. No, non può sapere quali altri siti state visitando, ad esempio, per dirne una. No? C'è tutta una serie di limitazioni molto forti sulle cose che il codice JavaScript può fare una volta che è caricato nel browser, proprio per proteggerli. No? Tecnicamente si chiama sandbox. Sandbox è, avete presente il parco giochi dove c'è la sabbia per i bambini per giocare, no? Che lì dentro puoi fare quello che vuoi, ma poi c'è il recintino, da lì non esci, lì dentro puoi fare quello che vuoi, ma non puoi uscire da quei confini. Vabbè, quindi il programmatore cosa deve fare per fare la sua applicazione? Allora, già deve cominciare a essere poliglotta, perché l'applicazione web la scrive in un certo linguaggio, supponiamo sia Java, no? Come faremo noi in questo corso. Questa applicazione, che è scritta in Java, deve generare in uscita un file HTML. Va bene, due. Poi, per poter riempire i campi di questo file HTML, questa applicazione ha bisogno di dati che sono contenuti in un database. E per ottenerli cosa farà? Farà delle query nel database. E come le fa? Beh, in SQL. Quindi il programmatore, nell'arco di quattro righe di codice, ha scritto il codice in Java, ha fatto delle istruzioni di print in HTML e ha lanciato una query scritta in SQL. No, quindi quattro righe ha usato tre linguaggi diversi. È così. Poi, in più, all'interno dell'HTML ha messo il riferimento, tipicamente lo metti come riferimento a un file esterno, a un file JavaScript che anch'io devo, anche lo stesso sviluppatore, lo stesso team di sviluppatori, non è per fortuna sempre una sola persona, deve aver predisposto. Quindi questo altro linguaggio JavaScript, che a dispetto del nome non c'entra niente con Java, contiene dei programmi, delle funzioni che qualcuno deve scrivere. E con la differenza che mentre l'applicazione web gira sul mio server, sul server del mio sistema informativo, il codice JavaScript che io scrivo lo salvo sul mio server, ma gira sul browser dell'utente. Girerà sul browser dell'utente. Sapendo che i vari browser hanno un supporto al linguaggio JavaScript non del tutto identico, e questo semplifica, rende interessante la vita. E quindi,
Ogni applicazione web minima deve perlomeno contenere questi quattro linguaggi. Abbiamo aggiunto JavaScript a quelli che già c'erano, che erano il Java, l'HTML e la SQL. Dopodiché, come fa il codice JavaScript a interagire in modo decente con la pagina? Allora, voi provate a immaginarvi una pagina HTML così come l'avete il browser. Il browser, quando la riceve, la pagina HTML, l'avete come un'unica stringa di testo, una string di 20.000 caratteri, che inizia con HTML, finisce con barra HTML là in fondo e in mezzo c'è di tutto. Lì dentro magari c'è il campo di testo che volete nascondere, lo volete mostrare o di cui volete cambiare il colore. Lì dentro, in quella stringa di 40.000 caratteri. Allora, immaginate anche di essere programmatore in JavaScript, non ci importa se conoscete il linguaggio o no. Vi danno una stringa di 40.000 caratteri e ti dicono cambia il colore di quel paragrafo di testo. Nulla è impossibile, ma lavorare come se prendendo una stringa, trovando il posto giusto, staccando un pezzo, aggiungendo, sostituendo, rimettendo insieme, è il modo sicuro di fare disastri. Anche perché poi il codice che va a manipolare questo stringone è questo JavaScript qui che gira qua dentro. Il codice che ha generato lo stringone è questo Java qua. Quindi sono in due linguaggi diversi e girano in due posti diversi. Le probabilità che si disallineino anche un pochino sono 100%. Allora, chi ha costruito tutto questo ha pensato, no, ma no, dobbiamo dare un accesso privilegiato al motore JavaScript affinché possa modificare e interagire con i contenuti della pagina in modo un pochino più evoluto rispetto allo stringone HTML. E allora ricordiamoci cosa fa, anzi non ricordiamoci, ragioniamo su che cosa fa il motore di layout. Il motore di layout del browser fa, diciamo così, la traduzione dalla stringa di comandi HTML a una serie di elementi grafici da piazzare sulla pagina. Quando c'è scritto P ci mette del testo, quando c'è scritto img ci mette un'immagine. Cosa vuol dire ci mette? Vuol dire che chiama delle funzioni del sistema operativo sottostante, che sia Windows, che sia macOS, che sia Linux, che sia Android, che sia iOS, che sia quello che volete, e quindi ogni volta ognuno è diverso dagli altri, tanto per dire, per mettere il testo in un certo punto della pagina e per mettere l'immagine in un certo punto della pagina. Per farlo, tutti questi sistemi grafici, ma anche poi il motore di layout stesso, usa un approccio a oggetti. Cioè prendo l'HTML e lo converto in oggetti, classi, no? Quindi ci sarà la classe che rappresenta i paragrafi di testo con tante istanze, una per ciascun paragrafo, c'è la classe che rappresenta le immagini con tante istanze, una per ciascuna immagine, e ciascuna di queste avrà delle proprietà che corrispondono agli attributi dell'HTML. Quindi come primo passo preliminare, cioè questo motore di layout fa due cose separate, prima fa il parsing, cioè analizza la stringa HTML e costruisce gli oggetti corrispondenti ai tag, risolvendo tutti i problemi di sintassi. Poi c'è la seconda metà che prende questi oggetti e interagendo col sistema operativo li rende visualizzabili. Chiede al sistema operativo di mostrarli. E calcola anche dove devono essere messi. Allora, l'innovazione qua è stata, ma facciamo in modo che il motore JavaScript può interagire con la stringona HTML? Sì, ma nessuno vuole farlo. Il motore JavaScript potrebbe interagire direttamente con gli elementi grafici a livello di sistema operativo? Non è una buona idea, perché sono diversi da sistema operativo. E quindi creerei un codice JavaScript che funziona solo su quel sistema operativo lì. Allora, rendiamo il codice JavaScript, rendiamolo in grado di accedere al modello oggetti interno al motore di layout. Tanto il motore di layout ce lo fa il suo modello oggetti, tanto vale a renderlo accessibile in modo standard. Allora, questo in modo standard complica la vita perché vuol dire che non posso usare il modello oggetti che già il motore di layout si faceva, ma ne devo farne un altro, oppure devo rendere un accesso standardizzato. E questo è ciò che indica questa freccia con scritto DOM. No, poi ci torniamo su queste cose ovviamente, no? Però per darvi l'idea della complessità. Questa freccia DOM significa che attraverso questa interfaccia che si chiama Document Object Model, il cui nome dice tutto, il modello oggetti del documento, il codice JavaScript può leggere e scrivere e quindi sapere cosa c'è sulla pagina
web, e quindi sapere cosa ha scritto l'utente, dove ha schiacciato, dove è in questo momento col mouse, ad esempio. E questo lo dà il DOM, lo leggo e me lo faccio dire dal browser. Oppure può modificare, modifico una proprietà del testo. Quel paragrafo lo faccio diventare rosso. È un oggetto che avrà una proprietà color, anzi text color si chiama, e la faccio diventare rossa. Modifico una proprietà dell'oggetto e la parte, diciamo, di visualizzazione del motore di layout si accorgerà che quella proprietà è cambiata e modifica a sua volta l'immagine di quell'oggetto sull'interfaccia utente. Quindi questo DOM qui è la libreria attraverso la quale il nostro codice JavaScript può interagire col contenuto della pagina. Non è un linguaggio di programmazione nuovo, è un modo di rappresentare la pagina corrispondente al file, al contenuto dell'HTML. Per semplificare le cose a questo modello di programmazione, per rendere più generali, si è anche cercato un modo di disaccoppiare il più possibile il contenuto della pagina rispetto alla sua visualizzazione. Cioè, poiché il contenuto della pagina non deve essere semplicemente sparato fuori e visualizzato e basta, ma poi c'è del codice JavaScript, che non è che potrà essere una cosa enorme, sarà il codice un pochino piccolo, perché lo devo scaricare ogni volta, e deve poter interagire. Allora, separiamo l'essenziale, cioè i tag HTML e il loro contenuto, dall'aspetto, grafica, colori, dimensioni, spaziature. Siamo in due posti diversi. Facciamo in modo che nell'HTML ci sia il contenuto e poi tutte le proprietà grafiche siano scritte in un file separato. E diamo al motore di layout la capacità di interpretare queste due cose. Questo è stato un enorme passo avanti nella progettazione di applicazioni web, no? Perché ha reso molto più lineare la produzione di applicazioni, è stato permesso dalla nascita dei fogli di stile, i famosi CSS, non so se l'avete fatti questi, no. In cui io dico, beh, i miei paragrafi P sono tutti con un font di 10 punti, con questo carattere, con questo colore, con questa spaziatura. Lo dico una sola volta in un file di stile, in un foglio di stile, e il motore di layout lo applica automaticamente a tutti. Ovviamente sia l'HTML che i fogli di stile vengono gestiti dal motore di layout e sono accessibili al JavaScript. Quindi questo è un altro linguaggio in più da impararsi, cioè il linguaggio di descrizione del layout. Che vabbè, fin quando si tratta di fonte e colori è facile. La parte complicata del CSS è quando comincia a fare i siti su due o tre colonne, i siti che si ridimensionano dinamicamente, cose di questo genere, tutto il lavoro che fanno i fogli di stile. Allora, questa architettura qui permette di fare siti parzialmente interattivi, anche se non ancora del tutto. Nel senso che quello che vedete è che la pagina web viene restituita, questa pagina web si porta dietro un carico di programmazione, si porta dietro i fogli di stile e del codice JavaScript, per cui questa pagina può, che so, ci posso fare un videogioco sopra se voglio. Però l'unico modo che ha ancora questa pagina di comunicare col server, l'unico modo in questa figura è ancora quello di chiedere una pagina diversa. L'unico modo che ha questa pagina di dire al server l'utente ha deciso che il suo numero è 3, è l'unico modo per la pagina è quello di suicidarsi. Cioè di dire faccio una get di una nuova pagina passandogli questo parametro, ma l'azione stessa di fare il get di una nuova pagina distrugge la pagina precedente. Così funziona il web da sempre. E beh, si penserà a questo punto il server a ricostruirmi una pagina nuova, magari identica a quella di prima, ma devo ricominciare da capo. Questo ha fatto nascere la necessità di permettere al browser, o meglio al codice JavaScript che sarà eseguito dentro il browser, di poter comunicare col server, scambiarsi informazione senza distruggere la pagina corrente. Quando voi scrivete un messaggino su Facebook e fate invia, la pagina Facebook in quanto tale rimane lì. Che state quel bottoncino comunica al server di Facebook, guarda che l'utente ha scritto questa cosa fantastica, distribuiscila a tutti, no? Ma questa comunicazione avviene senza sconvolgere, senza distruggere e ricostruire il contesto della pagina, l'HTML della pagina. È un canale parallelo, nascosto, asincrono, tra il codice JavaScript e il server web, che quindi è un livello di programmazione in più.
attiva che cosa? Sono sempre qua c'è sempre il protocollo HTTP, quindi farà sempre delle GET. Queste GET però vengono interpretate da pagine che non hanno più come obiettivo quello di creare un HTML, ma quello di scambiare dei dati. Scambiano dei dati con l'applicazione. Quindi l'applicazione c'è un pezzo che sta girando sul browser, un pezzo che sta girando sul server. E si scambiano dati in un formato di interscambio che può essere la XML o molto più frequentemente un formato più leggero che si chiama JSON, che è un formato basato sulla sintassi JavaScript per codificare dati. Allora, qualunque applicazione decente di oggi deve essere fatta almeno così. Se no i nostri utenti dicono che è brutta, no? Non ti permette di fare l'autocompletamento, non ti permette di inviare, non ti permette di fare la validazione prima di inviare il form, eccetera, eccetera. Allora, noi impareremo a fare queste cose, molte le sapete già fare, quindi ci concentreremo sulle parti più nuove, più difficili. Non so in questo corso quanto riusciremo a lavorare su questa parte qua, Ajax, proprio per ragioni di ore. Ma magari ce la faremo. Magari faccio. Perché in realtà c'è la parolina aziendali qua, sistemi informativi aziendali. Le problematiche aziendali sono soprattutto sul lato poi di destra, sul lato di qua, non sul lato di sinistra. Comunque, con questa architettura qua riusciamo già a costruire dei siti. Sto parlando di siti, non di sistemi informativi, quindi una cosa isolata in se stessa, di senso compiuto. E tutto questo è sufficiente, qui ho scritto per fare un sito di ricette di cucina alla nonna. Perché è in grado di soddisfare molti dei requisiti funzionali, ma nessuno, non necessariamente i requisiti più complessi del mondo enterprise. No? Quindi questo è, se vogliamo, il punto di partenza. Il mondo enterprise si caratterizza dal fatto che qui non ho finito così, nel senso che l'applicazione web non ha necessariamente tutte le informazioni che gli servono nel database, o magari non ha accesso a tutti i database, ma deve passare da altri sistemi informativi che hanno parte dell'informazione. Non tutto si conclude generando una pagina web, no? Facebook c'ha la vita facile, perché alla fine il suo prodotto che deve consegnare è un pezzo di testo nella bacheca degli altri. E se già dovesse invece consegnare una scatola di fiammiferi a casa di uno, non gli basta questo, c'è bisogno di integrarsi con tutta poi la supply chain, l'ingresso e l'uscita, no? Non è un sistema chiuso in se stesso. Quindi lì ci sono poi le complessità che dall'applicazione web si ramifica un mondo intero. Lato front-end invece questo mondo, diciamo così, questa complessità rimane. Quindi noi abbiamo la complessità del lato enterprise, che l'applicazione, del mondo con cui l'applicazione web deve parlare, più la complessità di interfaccia che i nostri utenti danno per scontato. Vabbè, qui faceva vedere che si integra con. Per cui ciò che troviamo in giro, qui ho preso qualche figura anche dal libro dell'anno scorso, sono sistemi che vanno dai sistemi più semplici. Questo è un esempio di architettura che può andare bene per un sito informativo. Quindi tutto autocontenuto. Nel database c'è l'informazione, il giornalista, il blogger lo scrive e gli altri lo guardano. È un'architettura molto simile a quella che abbiamo visto prima, no? Un server web che fa tutto, da qualche parte c'è un database e poi ci sono i firewall per bloccarci. Oppure costruzioni anche più complesse dal punto di vista architetturale, qui parla di un sito di tipo dispositivo, in cui ho tutta una serie di server diversi che gestiscono poi anche, vediamo qua tutta la parte del back-end, perché poi nel momento in cui c'è un ordine da eseguire ci vuole il magazziniere che lo vede, ci vuole chi fa l'ordine, chi fa la fattura per riceverlo, per spedirlo, eccetera, eccetera, integrazione con sistemi di campo, eccetera. E quindi l'architettura si complica di molto. La parte web, tutto sommato, rimane qui, l'unica differenza è che ce ne sono tanti di questi web server, mentre prima ne faceva vedere uno solo. Ma architetturalmente rimane la stessa, scala solo come prestazioni. Il problema è che c'è tutta qua, c'è questa parte qui che è nuova, no? E con cui la vera domanda, una delle domande è come fanno questi signori a parlare con questi altri in modo possibilmente standard, sapendo che questi altri in realtà possono essere della stessa azienda, servizi di aziende diverse, fatti con quali linguaggi di programmazione, non lo so, l'avrà deciso chi li ha costruiti. E quindi io devo riuscire a integrarmi con questi sistemi. Allora, noi useremo il pretesto di costruire
Applicazioni web di questo genere, diciamo così, complicarci troppo la vita, per avere un'applicazione funzionante completa e poter ragionare, soprattutto quando scriveremo il codice qui, ci porremo le domande, prima impareremo a farlo, no? In modo semplice, dopodiché ci porremo le domande, cosa succede se, no? Se la cosa fosse più complessa, fosse più ampia. E lì impareremo dei pattern di programmazione. Impareremo, domani impareremo a fare un sito con un form, lo faremo in quattro righe e poi lo butteremo via e ci diremo non ci piace fatto così. No? Perché così c'è troppo codice copia e incollato, perché così non è mantenibile, perché così non è ben documentato, perché così non è ben generalizzabile, perché così non è scalabile. E allora ci accorgeremo che la stessa cosa, anziché farla con 5 righe di codice, la dobbiamo fare con 500, ma che poi ci piacerà molto di più perché è fatto molto meglio, perché ha quelle qualità che un software di tipo enterprise deve avere. E invece il software della nonna non necessariamente deve avere. Questa figura non è tanto leggibile, ma la andiamo a riprendere più avanti nel corso, la pongo solo qua. Questo è un confronto, una figura abbastanza vecchia, forse quasi 10 anni, però a livello concettuale è ancora valida. Questo è il confronto tra le due architetture principalmente, le due architetture principali, diciamo così, che competono nel mondo enterprise. Che sono l'architettura Java Enterprise, che era proposta dalla Sun, adesso Oracle, con cui noi lavoreremo, e l'architettura .NET della Microsoft, che sono due modi diversi, no? Due ambienti di programmazione diversi di sviluppare applicazioni. E queste figure si somigliano tantissimo, perché al di là dei nomi, delle sigle e delle scatole, sono pensate nello stesso modo, alla fine c'è la convergenza su come deve essere fatto un sistema Enterprise, e poi c'è la competizione sulle singole tecnologie, ma questo è sano e giusto. E fa vedere che noi abbiamo web server qua, web browser da questa parte qui, che fa delle richieste attraverso HTTP a delle pagine JSP, quindi noi impareremo a progettare con la tecnologia che si chiama JSP, Java Server Pages, che però concettualmente è molto simile all'ASP che avete fatto l'anno scorso, ma vedremo che è molto più evoluta, perché è integrata con un linguaggio vero oggetti che è Java. E queste pagine possono poi collegarsi, vedete qua, non si, non, cioè, vedete no, perché non si legge, ma qui c'è scritto SQL e qui c'è scritto database. Quindi percorso semplice c'è. Il problema è che oltre a quel percorso semplice ce ne sono altri complessi. Tra cui queste due scatole, su queste c'è scritto business partner e queste c'è scritto legacy systems. Business partner vuol dire il sistema informativo di un'altra azienda con cui ho delle relazioni di business e con cui ho bisogno di scambiare informazioni per poter completare la mia transazione oggi. La domanda è cosa c'è su questa freccia qui? Come fa un mio sistema informativo a parlare con un sistema informativo di un'altra azienda che non è sulla stessa rete protetta, che è su un'altra rete, che è stato fatto con tecnologie diverse, da persone che non conosco, su cui non ho visibilità del codice interno, ma dobbiamo comunque metterci d'accordo perché è interesse comune collaborare. Far collaborare i nostri sistemi informativi. Questa freccia qui è ciò che darà, diciamo così, il là a tutto il tema che diciamo, analizzeremo delle architetture orientate ai servizi, service oriented architectures, in cui un'azienda non pensa più solamente a fornire le pagine web al mio utente finale, ma a fornire o consumare dei servizi automatici tra sistemi informativi diversi. L'altra frecciolina. Legacy system sono i sistemi che furono sviluppati prima dell'avvento delle tecnologie web. Per cui le modalità di integrazione che studieremo con i business partner non sono applicabili, semplicemente perché quei sistemi là non parlano XML, ma figurati, non è ancora stato inventato. E allora qui c'è una bellissima freccia che, con su scritto protocollo proprietario, che è un altro modo di dire arrangiati, ma in qualche modo ti devi arrangiare. E quindi andremo anche a vedere un pochino, lì meno, in meno dettaglio, perché poi in realtà è più una cosa caso per caso, quali sono le tecnologie per potersi integrare con dei dati che risalgono al secolo scorso. Io ricordo che negli anni 98, 99, 97, quegli anni lì, a ridosso dell'anno 2000, c'è stato un picco di richieste di lavoro per persone che sapessero programmare nel linguaggio COBOL. Perché? Molti sistemi informativi aziendali risalevano ancora agli anni 60, in cui sui mainframe IBM c'erano applicazioni che giravano in COBOL. E bisognava andare a verificare che col problema dell'anno 2000,
quindi il fatto di passare dal 99 allo 00 come anno, come cifra dell'anno, il sistema informativo continuasse a funzionare e non confondesse l'anno 2000 con l'anno 1900, che questo è stato il grosso problema dell'anno 2000. E questo vuol dire che 30 anni dopo c'erano sistemi informativi che erano stati scritti 30 anni prima, con un linguaggio che non usa più quasi nessuno, che erano stati scritti su un hardware che non esisteva più, perché erano stati sviluppati sui primi server IBM, i mainframe IBM, che oggi non esistono più, non sono neanche più sul mercato, sono di fatto virtualizzati all'interno delle nuove macchine IBM. Però quando scrivete una riga di codice, questa sopravvive, se funziona e nessuno la tocca, sopravvive per decenni. E quando tu devi andare a prendere un dato da quel sistema lì, cominciano i dolori. Perché chissà come era scritto, chissà il dato come era memorizzato, non basta più fare select, asterisco, from. Perché quei sistemi sono stati fatti prima che inventassero le SQL, prima che inventassero le basi dati relazionali. E beh, ci vedremo qualcuna delle tecniche che si usano in questi casi. Ok, io qua mi fermo. E domani riprendiamo questa, diciamo così, architettura che abbiamo visto oggi, almeno i passi principali, cioè questa prima figura, vediamo come realizzarla praticamente. Quindi se volete prendere un PC dietro e portarlo in aula, lavoriamo insieme, se no vi scaricate poi l'esercizio e ve lo guardate. Domani alle 13.